Riapertura al traffico nel fine settimana, salvo imprevisti, in via Carso e via Legeno, interessate nei giorni scorsi da due cedimenti del terreno a causa delle piogge abbondanti. I lavori, fa sapere il comune di Como in una nota, procedono come da programmi. In via Legeno si prevede di completare l'intervento entro la fine di questa settimana. In via Carso si conta di riaprire la strada a senso unico alternato a partire da domenica. Intanto a Cernobbio, dopo la frana che lo scorso mercoledì ha isolato la frazione di Rovenna, si sta lavorando per ripristinare, seppur parzialmente, la viabilità. Domani, condizioni meteo permettendo, dovrebbero iniziare i lavori di allestimento di un ponte che consentirebbe di riaprire entro 12 giorni la strada a senso unico alternato da via Libertà, via 24 Maggio e via Noseda. Oggi sono stati portati in loco i mezzi di cantiere, spiega il sindaco di Cernobbio Matteo Monti. Domani si dovrebbe partire. L'allargamento dell'area di intervento ha reso necessario il trasferimento per ragioni di sicurezza di 37 bambini dell'asilo di Rovenna alla scuola primaria di Campo Solare a Cernobbio. Lo spostamento, già comunicato ai genitori, avverrà lunedì e durerà per circa 4 mesi, il tempo stimato di durata del cantiere. Intanto l'accesso a Rovenna, con mezzi dalla larghezza massima di 1,85 m, continua ad essere garantito per tutti i residenti della frazione e le attività commerciali lungo via Privata Vismara, via Permoltrasio e il primo tratto di via Montesanto, a senso unico alternato, regolamentato da movieri, sabato e domenica dalle 8 alle 12, dalle 14 alle 18 e dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 20.